Benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per fare la reazione dell'album Flicker di Niall Horan. Aiuto! Sono molto contenta che sia uscito, non vedevo l'ora. Niall, la sua voce e il suo gusto musicale l'ho sempre condiviso, quindi non vedo l'ora di sentire l'album. E andiamo subito con la prima canzone, che è On The Loose. She loves nobody else but you. She's yours, she's yours. She's a real good heart. Eyes could burn down the wall. The battle. No matter now, come on. Everything comes back to you. Ok, se questa non mi ci voglio fermare troppo perché la conosciamo tutti. Mi ricorda una canzone, oddio! Ma c'è una seconda voce? Ma è una donna! Oh, che devi fare? Vedi che c'era una donna? C'è una bella voce, mi piace! Slow hands, woo! Shadows dance without you for the first time. My heart is open. Tell me to think it you regret. Cause if for me that is light of the year. Is it too much to ask? Our love are stacks of cards to hold on tight. Mi piace. Non si vede da piangere, non lo so perché mi piace. Sto andando fuori tempo. No, mi piace. Wow. Mi sembrano quelle canzoni dei film romantici che però lui non riesce a conquistare lei, cioè tipo o lei, non lui, cioè che non ricambia l'amore, non lo so perché. Trying to start a fight. No matter where we go, yeah, we'll be alright. All I'm asking for. Grande Niall. Ricordo tanto le canzoni irlandesi. Vi giuro, non chiedetemi perché, non lo so, forse perché ieri ho visto Dragon Trainer, ma mi ricorda i vichinghi. Se non avete mai visto Dragon Trainer, vedetelo, cioè voi siete matti se non avete visto Dragon Trainer, è un cartone bellissimo. She wants to fight. Si blocca!
torna da me. Torna! Grazie! No, non lo so, sto impazzendo. È di nuovo! Mirrors, questa canzone me la immagino su un film, invece non so bene spiegarvi come, però tipo uno che sta ragionando su un qualcosa che deve fare, tipo se non sa tornare dall'amore della sua vita, non lo so, e sta lì, all'inizio poi arriva quel pezzo che si dà tipo la carica e lui si alza, non lo so, me lo immagino, ma anche una donna in realtà, mi immagino più una donna a cavallo che corre o sulle spalle o sulla spiaggia, oppure su le come si chiamano? La costiera, quella irlandese, o comunque dell'Inghilterra, così e va verso la sua meta. Cioè, non lo so, i miei film mentali, Dio mio, il disagio, ma perché? Oh mio Dio, vi prego, ditemi che anche voi avete queste cose, che le canzoni mi immaginano, i film o... cioè, delle situazioni che magari non avete visto, perché io una cosa del genere non l'ho mai vista, mi pare. Però, cioè... c'ho queste cose, mamma mia! E adesso che è arrivato lì alla sua meta e se lo guarda negli occhi... no, non è vero, non è arrivato alla meta, era arrivato a un incrocio! Oh mio Dio! È arrivato dal suo amore e gli sta dichiarando che lo ama, ma lui si butta giù dalla scogliera e muore. Che bel finale. Scusa Ugo. Oh no, get ready. I feel it coming, it's coming again. La mia fangirl che in me in queste cose esce proprio fuori da tutta se stessa. Questa cosa non va bene. La batteria, ah! Sta tirando fuori la sua forza proprio. No, volevo il silenzio assoluto. Ma io così. Ale, zitta, devi sentire la canzone. Oh, vedi che c'era però il silenzio. Perfetto, questo album mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto verso la fine. E poi ovviamente io vado nel disagio, magari all'inizio sto tutta bella tranquilla, ma poi assolutamente no. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e commentate con la vostra canzone preferita. Grazie mille per aver guardato il video. Un bacione grande, ci vediamo al prossimo video. Goodbye. No, che goodbye, è buona vita. Perché ogni tanto dico cose che non è... buona vita!